acqua all'agora, Mazzara e Casteldaccia oggi si affrontano alla ricerca di tre punti per rendere insomma più avvincente questo finale di campionato, alla ricerca di una salvezza che da qualche settimana sembra insperata per entrambe le formazioni. Buon pomeriggio da Luca Di Noto dallo stadio Nino Vaccara. Oggi Mazzara e Casteldaccia in campo per la 23esima giornata del campionato di eccellenza. Diamo subito lettura delle formazioni con l'aiuto di Enzo Pipitone alle riprese, alle regia, partendo dagli ospiti. Il Casteldaccia scende in campo con Marra, Spampinato, Abate, Bisogno, Presti, Giacomo, Pirrello, Alfano, Presti, Filippo, Monti, Mazzamuto e Sferruzza. A disposizione in panchina Labbua, Arusa, Giammona, Faraone, Ba, Gambino, Messina, Iaiaui e Clemente. Il Mazzara, allenatore del Casteldaccia, ha cambiato guida tecnica in settimana, allenatore del Casteldaccia Salvatore D'Angelo. Il Mazzara di mister Dino Marino risponde con Venè, Peterson, Gomez, Dali, Risoleo, Ciancimino, Pongo, Diaby, Casabala, Boyang e Gomez Nobre. A disposizione di mister Marino in panchina, intanto comincia adesso il match con il primo pallone giocato dal Mazzara, il lancio lungo di Capitan Ciancimino. Dicevo, a disposizione di mister Marino in panchina troviamo Giacalone, Ndiaye, Novara, Perron, Ela Giugi, Alcaser, Foglia, Sfar e Cabalo. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Montefiori della sezione di Ravenna, coadiuvato da Salvatore Totaro e Antonino Spanò, entrambi della sezione di Messina. Prova a gestire il pallone il Mazzara con Dali a centrocampo, la recupera però il Casteldaccia sulla sinistra, la gestisce la formazione ospite che poi guadagna una rimessa laterale nei pressi del centrocampo. Dicevamo, due squadre che cercano di dare una svolta a questo finale di stagione, con il Mazzara che aveva trovato una certa continuità, 4 risultati utili consecutivi, poi fermati dalle 2 sconfitte contro Aspra e Oratorio Marineo. Mazzara ultimo in classifica, non sta certo meglio il Casteldaccia, che in questo girone di ritorno ha collezionato soltanto un punto. L'interregno di Rosario Bennardo è durato appena poche giornate, in settimana è arrivato appunto alla separazione con il Casteldaccia, che cerca di dare chiaramente una svolta anche alla propria stagione. Recupera palle il Casteldaccia con Bisogno, la gestisce a centrocampo la formazione palermitana, ma la recupera a sua volta il Mazzara con Gomez Nobre che allarga per Peterson. Il lancio in avanti a cercare lo spunto di uno tra Gomez Nobre e Casabala, la misura del passaggio però non è corretta e il pallone finisce in fallo laterale. Dicevamo, soltanto un punto collezionato in questo girone di ritorno dal Casteldaccia, che è piombato in piena zona playout a lottare proprio con Mazzara, Fulgatore e Aspra per evitare quell'ultima posizione in classifica che significherebbe retrocessione diretta. Questo giusto per spiegare quanto pesino i punti in palio quest'oggi al Nino Vaccara. Fallo laterale conquistato in zona offensiva dal Casteldaccia. A occuparsene l'ex di turno Samuele Pirrello, passato proprio in maglia granata. Oggi vediamo il Casteldaccia in maglia gialla. Casteldaccia alla consueta solitamente maglia granata, passato al Casteldaccia nel corso del mercato invernale. Lottano Casabala e il capitano del Casteldaccia Presti Giacomo, la recupera in qualche modo Abate che allontana il pallone, poi Peterson a gestirla nei pressi della linea del fallo laterale. Gomez Nobre, ancora Peterson a suggerire per Dali, ma la posizione, la misura del passaggio non è corretta. Poi il lancio in avanti per Monti, troppo lungo, arriva sul pallone Venè che lancia subito per Ciancimino. Allarga sulla sinistra per Pongo, che però non riesce a servire nei pressi della sua zona Boyang. La recupera per il Mazzara Risoleo. Ciancimino avanza col pallone, arriva quasi nei pressi del centrocampo. Poi ancora suggerimento per Pongo, che però non riesce a tenerla in campo, regalando una rimessa laterale al Casteldaccia. Siamo quasi 3 i minuti trascorsi sul nostro cronometro. Chiaramente ancora 0-0 qui al Nino Vaccara tra Mazzara e Casteldaccia, con le squadre impegnate nella consueta fase di studio nei primi minuti del match, anche perché i punti in palio oggi scottano tantissimo. Guadagna un calcio di punizione Dali per il Mazzara, intervento scomposto da parte di Bisogno. Il signor Montefiori di Ravenna ha comandato un calcio di punizione per la formazione canarina, a incaricarsene il capitano gialloblu Girolamo Ciancimino. Studia la posizione dei compagni Ciancimino, che poi va a lungo sulla sinistra a cercare uno tra Gomez e Pongo. Arriva prima di loro però Pirrello, che non controlla bene, poi la palla finisce oltre la linea di fondo. Il Mazzara guadagna il primo calcio d'angolo di questa partita con Gomez sulla bandierina, che poi lascia il compito della battuta a Swaib Dali, uno dei due under in campo per mister Marino, classe 2003, il francese che si appresta a battere il calcio d'angolo dalla bandierina.
Tanto l'arbitro richiama a sé l'attenzione di due elementi in area di rigore, qualche spinta di troppo probabilmente ravvisata dal direttore di gara. Capitan Ciancimino si lamenta per una trattenuta, adesso va a catechizzare i due contendenti in area di rigore, il signor Montefiori. Si va adesso alla battuta, palla messa in mezzo troppo lunga per tutti, la sfera finisce direttamente in fallo laterale, occasione sciupata in questo caso dal Mazzara, sicuramente si poteva sfruttare meglio questo tiro dalla bandierina. Rimessa laterale affidata a Mirko Abate, vice capitano del Casteldaccia. Facevamo il conto degli under, poc'anzi due in campo per parte, il Mazzara in campo con il numero 4 su Aib Dali, classe 2003. Intanto un lancio in avanti per Casabala, però pescato in posizione irregolare. Dicevamo su Aib Dali uno dei due under in campo per il Mazzara col numero 4, l'altro il numero 10, Lamin Boyang, classe 2005, autore di una doppietta in casa dell'Accademia Trapani. Gara che il Mazzara vinse per 4-1. Per il Casteldaccia invece in campo il portiere Simone Marra, classe 2003. L'altro under in campo è il numero 7 Alessio Alfano, classe 2004. Rimessa laterale guadagnata in zona offensiva dalla formazione ospite. Ancora Abate sul punto di battuta a cercare un compagno. Poi arriva un contrasto nei pressi della linea dell'area di rigore tra Monti e Peterson. Calcio di punizione per il Mazzara, che però si dovrà ribattere perché la posizione del pallone a giudizio del direttore di gara non era corretta. Se ne sono andati 5 minuti e mezzo sul nostro cronometro, il risultato non è cambiato, ancora 0-0 qui al Nino Vaccara tra Mazzara e Casteldaccia, gara che non sta offrendo ritmi altissimi in questi primi minuti con le squadre che chiaramente stanno cercando di studiarsi e capire quali siano i punti deboli dell'avversario. Adesso una rimessa laterale nei pressi della linea di metà campo per il Mazzara con Peterson pronto a incaricarsene. La battuta per Lamin che la gestisce con il sinistro, poi col destro cerca di servire Casabala. La sponda di testa per Diaby, anticipato però dall'intervento giudicato irregolare da parte del numero 9 del Casteldaccia, Fabrizio Monti, dal centravanti Granata. Calcio di punizione conseguente per il Mazzara. Come di consueto sul punto di battuta c'è Capitan Ciancimino che cerca la battuta in avanti nella zona di Gomez Nobre, che la tiene in campo con uno stop di petto, poi va una finta a seguire, la lascia lì per Boyang, ancora Boyang col pallone tra i piedi, palla per Dali, Gomez Nobre, Boyang ancora per Gomez Nobre, non si chiude però il triangolo con la difesa del Casteldaccia che in qualche modo riesce a uscire dalla propria area di rigore. Riparte in contropiede il Casteldaccia con l'incursione in avanti di Mazzamuto che entra in area di rigore. Mazzamuto prova il sinistro rimpallato da Risoleo, prima occasione del match quando siamo al settimo minuto di gioco. Non è finita l'azione però, ancora il Casteldaccia in pressione offensiva con la palla a cercare Monti che non riesce nello stop, poi il Mazzara in qualche modo esce dalla propria area di rigore allontanando il pallone con Casabala che riesce a controllarla sulla pressione di un avversario, palla per Peterson, ancora Casabala sulla linea di destra, Dali per Diaby. Diaby in avanti a cercare Casabala, fa buona guardia però pressi Giacomo che allontana il pallone, poi Ciancimino anticipa Monti ma è ancora il Casteldaccia a gestire il pallone, la recupera Diaby, poi Pongo per Gomez, la gestisce adesso il Mazzara, Risoleo pressato da Monti va da Dali che la perde quasi sulla pressione del numero 8 Presti Filippo, poi Ciancimino non deve evitare rischi inutili, passa all'indietro per il portiere Venè. Gomez, pressione alta in questa fase del Casteldaccia che quasi recupera un pallone con Alfano su Gomez, poi Gomez si divincola bene, cerca il lancio in avanti per Boyang, fa libera però la propria metà campo ancora pressi Giacomo, Risoleo, Diaby, ancora Risoleo, palla per Venè, adesso può respirare il Mazzara dopo un minuto e mezzo di pressing asfissiante del Casteldaccia. Risoleo in avanti a cercare Casabala che la stoppa col petto, la mette giù l'attaccante del Mazzara, la palla poi per Pongo, cerca il varco giusto Pongo, guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva, ritmi che stanno alzandosi in questi minuti con l'occasione di poc'anzi per il Casteldaccia con il numero 10 Mazzamuto che praticamente ha
corso da solo quasi 50 metri per poi concludere. La conclusione però è stata rimpallata da Risoleo. Adesso il cross in mezzo di Gomez, la recupera di Abima, la consegna praticamente agli avversari, e allora il Casteldaccia può ripartire ancora una volta. Il lancio in avanti per Monti, troppo lungo anche per il centravanti, fa buona guardia Venè. Dali in avanti per Gomez Nobre, subito pressato da Abbate, ancora Gomez Nobre se la porta a spasso nella propria metà campo, poi serve Risoleo sulla sinistra per Gomez, ancora Risoleo, Gomez, dialogano i due, poi all'indietro per Venè che la può controllare con il destro, studiare il piazzamento dei compagni. Altissima la linea difensiva del Casteldaccia, con Venè che non sa se andare al rinvio lungo, adesso probabilmente sarà così. Il rinvio di Venè nella zona di Casabala, che va al contrasterio con Presti Giacomo, la recupera Boyang per Casabala. Dali, palla per Diaby. Diaby prova ad aprire sulla sinistra per Boyang, lancio preciso per il numero 10, pescato però in posizione di offside dal secondo assistente del direttore di gara. Direttore di gara che adesso va a richiamare Mister Marino per qualche protesta di troppo dalla panchina. Mister Marino prova a spiegare le sue ragioni all'arbitro, l'arbitro che invita però il tecnico del Mazzara a una compostezza più adeguata. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Battuta lunga dell'estremo difensore Granata. Colpo di testa di Risoleo ad anticipare Monti, poi Diaby ad aprire sulla destra per Gomez Nobre, che però non riesce a servire un compagno. C'è un giocatore del Casteldaccia a terra, nel frattempo recupera palla il Mazzara con Gomez, che mette palla fuori per consentire, tra gli applausi anche della panchina ospite, di prestare soccorso al giocatore che è rimasto a terra. Sembra si tratti del numero 10 Mazzamuto, se non andiamo errati, che adesso viene aiutato a rialzarsi dai compagni di squadra. Si può procedere alla battuta della rimessa laterale con Pirrello che sportivamente restituisce il pallone al Mazzara, la controlla il portiere Venè che poi va al lancio lungo a cercare proprio la profondità data da Gomez Nobre e Boyang. Fa buona guardia però la difesa del Casteldaccia, ancora Dali a suggerire per Casabala, anticipato da Abbate. Duello adesso tra Ciancimino e Monti, non rischia nulla il capitano del Mazzara, palla direttamente sul fiume Mazzaro e sarà rimessa laterale in favore del Casteldaccia. 12 minuti sul nostro cronometro, risultato ancora fermo sullo 0-0, una sola occasione finora sul nostro taccuino, quella collezionata dal Casteldaccia con Mazzamuto, tiro rimpallato da Risoleo, adesso è Mazzamuto a controllare per il Casteldaccia. Suggerimento in avanti per Alfano che la controlla col destro, poi è però il Mazzara a recuperarla, poi un rimpallo favorisce ancora l'azione offensiva del Casteldaccia, Ciancimino a liberare l'area di rigore, ad allontanare la sfera, poi è Pirrello però a tenere viva l'azione offensiva del Casteldaccia, la recupera Gomez che finisce a terra senza fallo a giudizio della terna arbitrale, Monti sulla destra prova a entrare in area di rigore, adesso è Pongo ad allontanare la sfera, Casabala non riesce a controllare, forse una spinta d'esperienza da parte di Presti Giacomo non ravvisata dalla terna arbitrale, adesso è il portiere del Casteldaccia Simone Marra a metterla in fallo laterale per consentire i soccorsi a Moise Gomez che è rimasto a terra in un contrasto precedente, quello con Monti che aveva tenuto viva l'azione offensiva del Casteldaccia. Ritmi non elevatissimi in questi primi 13 minuti di gioco, ma come vi dicevo in apertura, la posta in palio oggi è veramente alta, anche alla luce della sconfitta di ieri dell'Aspra, che chiaramente complica anche i piani della formazione palermitana in vista della corsa salvezza. Ciancimino ad allontanare il pallone per il Mazzara, Pongo la tiene viva per Casabala, che controlla, la serve poi a Dali, sulla sinistra per Gomez, Diaby.
prestato subito Diaby dal numero 8 presso Filippo e Ciancimino poi a mettere ordine allargando sulla destra per Gomez Nobre, la sovrapposizione di Peterson che però serve Gomez Nobre che nel frattempo è stato preso un po' controtempo regalando così la ripartenza al Casteldaccia sulla sinistra con Sferruzza, recupera palla però il Mazzara con Dali. Diaby, palla sulla sinistra per Gomez, prova a ragionare adesso il Mazzara. Diaby, uomo su di lui, ancora Diaby a controllare il pallone con la suola, poi la allarga sulla destra per Gomez Nobre, palla forse troppo lunga, non riesce infatti il giocatore portoghese a tenerla in campo. Subito rimessa laterale per il Casteldaccia con Sferruzza che punta l'area di rigore, ancora Sferruzza cerca di servire Monti, l'intervento di Risoleo, il fallo però commesso da Capitan Ciancimino che dopo 15 minuti è il primo a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro, cartellino giallo per lui e calcio di punizione da buona posizione per il Casteldaccia. Adesso vedremo chi andrà alla battuta di questo calcio da fermo da buona posizione, dicevamo, il fallo commesso da Ciancimino su Sferruzza che aveva percorso diversi metri cercando di entrare in area di rigore. Sul punto di battuta sembra esserci il numero 10 Mazzamuto, barriera folta quella schierata da Venè. Sembrerebbero addirittura 6 gli elementi in barriera per il Mazzara. Si attende solo il fischio dell'arbitro per andare alla battuta. Diciamo barriera molto folta quella schierata da Venè. Arriva la battuta di Mazzamuto, battuta bassa, la controlla a terra Venè. Altra occasione, la seconda della partita quando siamo al 16esimo con questa punizione, sempre Mazzamuto a rendersi pericoloso dalle parti di Venè che però ha ben controllato la battuta del calcio di punizione. Adesso il rinvio dell'estremo difensore gialloblu controllato dal numero 2 Spampinato che prova a far ripartire l'azione del Casteldaccia, subito interrotta dalla trama difensiva del Mazzara. Dali a controllare il pallone nel cerchio di metà campo, palla per Risoleo, il lancio col sinistro è totalmente sbagliato, va a finire in tribuna praticamente sotto la nostra postazione, sarà rimessa laterale per il Casteldaccia. Battuta lunga da parte di Pirrello, la controlla Alfano, poi Risoleo a recuperare il pallone per il Mazzara, ancora Pirrello a suggerire in avanti per Monti che la controlla nei pressi della linea laterale, poi l'ultimo tocco è proprio del centravanti del Casteldaccia, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Rimpallo tra Pirrello e Pongo, favorisce la ripartenza del Mazzara con Pongo che adesso può partire in velocità nella metà campo avversaria, palla sulla destra per Gomez Nobre che lascia partire il mancino, tiro rimpallato da Abate, ancora a tenere viva l'azione offensiva del Mazzara Peterson, il suggerimento in avanti per Boyang che però viene anticipato da un avversario, adesso è il Casteldaccia che prova a partire in contropiede, Risoleo di testa anticipa Monti, poi palla sulla sinistra per Gomez. Suggerimento lungo per Casabala che prova a superare in velocità Prestigiaco che con l'esperienza si aiuta con il fisico e consente a Marra di recuperare il pallone con i guantoni. Dunque il Mazzara si rende vivace quantomeno dalle parti di Marra con questa conclusione provata poc'anzi da Gomez Nobre e rimpallata dalla difesa avversaria. Adesso lancio lungo dell'estremo difensore Granata. Salta a vuoto Monti, prova a correggere la traiettoria Sferruzza, ma c'è Risoleo a far buona guardia, a allontanare il pallone, che però resta praticamente nella metà campo del Mazzara. Poi Peterson sulla destra per Gomez Nobre, palla troppo lunga per l'11 del Mazzara e conseguente rimessa laterale per il Casteldaccia. Ancora Peterson ad anticipare l'attaccante del Casteldaccia, stavolta guadagna la rimessa laterale il Mazzara, l'ultimo tocco è stato infatti proprio di Monti. Recupera palla il Casteldaccia con Bisogno, palla per Monti che adesso si invola verso l'area di rigore avversario, il tiro col destro e Venè
si distende sulla destra per respingere la conclusione, poi controlla Peterson che lancia in avanti dalle parti di Casabala. Duello aereo vinto dallo stesso attaccante del Mazar che conquista un calcio di punizione. Ciancimino sul punto di battuta. Palla in avanti a cercare Boyang. Prolunga di testa Boyang dopo una leggera spinta di Prestigiacomo. La recupera poi il portiere del Casteldaccia Marra. Adesso Marra studia il piazzamento dei compagni, scendo anche dall'area di rigore. Il lancio lungo da parte dell'estremo difensore Granata. Colpo di testa di Gomez, poi Gomez Nobre non riesce a tenerla in viva. Bel colpo di tacco da parte di Sferruzza, la recupera in qualche modo il Mazzara che esce dalla propria metà campo con questo lancio in avanti per Casabala, troppo lungo per lo stesso centravanti del Mazzara che non può arrivare sul pallone, ci arriva invece Marra che poi suggerisce subito per Prestigiacomo per far ripartire l'azione del Casteldaccia. Lancio in avanti a cercare Monti, la palla arriva proprio all'attaccante del Casteldaccia. Duello nei pressi della bandierina con Risoleo, prova a far carambolare su di lui il pallone Monti, bravo il difensore argentino a tenerla in gioco. Gomez, Diaby, ancora palla per Gomez ma la perde il Mazzara con Diaby che poi recupera su Alfano mettendo in fallo laterale. Rimessa laterale già battuta con Monti che va alla conclusione, palla che termina di un soffio al lato dalla porta difesa da Venè. Grossissima occasione al 21esimo minuto per il Casteldaccia, è stato ancora Monti a rendersi pericolosissimo dalle parti del portiere del Mazzara che in questo caso si è salvato, la palla è uscita davvero di poco dalla porta rispetto alla porta difesa da Giacomo Venè. Rinvio lungo da parte del portiere gialloblu. Duello aereo tra Casabala e Prestigiacomo, la recupera Bisogno per il Casteldaccia. Ancora Pongo poi a portarla via la difesa del Casteldaccia. Parte in velocità il set del Mazzara che poi prova a mettere in mezzo, salva tutto spampinato. C'è intanto un cartellino rosso all'indirizzo del tecnico del Mazzara Dino Marino, probabilmente qualche parola di troppo dalla panchina gialloblu, cartellino rosso diretto per Dino Marino che adesso prova a chiedere spiegazioni anche al primo assistente del direttore di gara. Non abbiamo capito cosa sia successo dalla panchina, chiaramente dalla nostra postazione, adesso il tecnico chiede spiegazioni, arriva anche il direttore di gara a invitare mister Marino ad abbandonare il terreno di gioco. Dunque Mazzara che dovrà fare a meno del proprio allenatore nel corso del resto della partita. Siamo solo al 22esimo minuto. Calcio d'angolo per il Mazzara con Dali che mette in mezzo, allontana la difesa del Casteldaccia, la tiene viva però Gomez Nobre per il Mazzara, poi la palla rimpalla su un giocatore avversario e il Mazzara conquista un fallo laterale. Gomez sul punto di battuta. Palla per Casabala che prova a controllarla, l'ultimo tocco è di Bisogno, ancora rimessa laterale per il Mazzara. Gomez, nuovo colpo di testa della difesa del Casteldaccia che regala un altro fallo laterale al Mazzara. Boyang sul punto di battuta.
batte lungo Boyang, palla messa in area di rigore, allontana la difesa del Casteldaccia con Alfano che poi prova a cercare lo spunto di Sferruzza che anticipa Ciancimino. Sferruzza la tiene in campo, arriva su di lui Risoleo, lo supera Sferruzza che può mettere in mezzo, c'è Pedersen che svirgola un po' il pallone, si salva in qualche modo il Mazzara, ma nuova ripartenza pericolosa da parte del Casteldaccia, poi Gomez Nobre se la trascina in fallo laterale, sarà dunque rimessa con le mani per il Casteldaccia che ancora una volta in ripartenza si è reso pericoloso. Gomez Nobre a controllarla quasi nei pressi della bandierina, guadagna una buona rimessa laterale sulla pressione offensiva il calciatore con la maglia numero 11 che adesso viene anche richiamato dal direttore di gara. Peterson batte lungo a cercare Gomez Nobre, l'ultimo tocco è di un difensore del Casteldaccia, sarà ancora rimessa con le mani per la formazione di casa. Peterson in avanti a cercare la vivacità di Boyang che finisce a terra, addirittura fallo fischiato contro il numero 10 del Mazzara, forse per un tocco di mano, la recupera però Dali per la formazione giallo-blu. Poi Peterson, Boyang, il lancio in avanti a cercare Casabala, troppo lungo per l'attaccante, poi spampinato, si rifugia in fallo laterale, forse credeva di essere pressato il numero 2 del Casteldaccia. Fatto sta che per non rischiare nulla, evitare rischi inutili, il numero 2 l'ha messa direttamente in fallo laterale. Peterson, palla per Dali. Ancora Peterson per Dali, l'ultimo tocco di un giocatore del Casteldaccia, ma la palla resta in campo, allontanata dalla difesa granata. Poi Diaby, Risoleo, Ciancimino, in avanti a cercare Casabala che di testa viene anticipato da Spampinato, non c'è nulla a giudizio del direttore di gara con l'attaccante del Mazzara che è rimasto a terra, la recupera però per il Mazzara a Pongo, subito pressato da un avversario, Pongo prova ad andarsene in velocità, se la trascina fuori il 7 giallo-blu, dunque sarà rimessa al laterale per il Casteldaccia. Monti la controlla il centravanti del Casteldaccia e poi cerca un lancio in avanti per Sferruzza, palla direttamente tra le braccia di Venè. 26 sul nostro cronometro, risultato ancora fermo sullo 0-0, almeno Vaccara la perde malamente di AB qua nei pressi della propria di rigore, gliela porta via Monti ma è bravo Risoleo a evitare e rischi a strappargliela. Riparte il Mazzara con Gomez, la palla in avanti, palla rimpallo che favorisce Dali, ancora Gomez, gira su se stesso, poi viene messo giù, sarà calcio di punizione in favore del Mazzara, cosa ha rischiato però poco fa Diaby che se l'è fatta sradicare nei pressi dell'area di rigore, probabilmente dovrà almeno un caffè a Risoleo che ha veramente salvato i suoi in questa occasione con Monti che sembrava lanciato a rete. Calcio di punizione per il Mazzara con l'arbitro che adesso indica il punto di battuta a Capitan Ciancimino. Ricordiamo Ciancimino è l'unico dei 22 in campo ad aver ricevuto un cartellino giallo. Ricordiamo anche che al 22esimo minuto rosso diretto per mister Dino Marino in panchina. Poi chiederemo anche a lui cosa è successo e perché l'arbitro ha optato per questo provvedimento. Prova a ripartire il Casteldaccia, la palla controllata da Presti Filippo che però viene anticipato poi da Ciancimino, palla troppo lenta da parte di Diaby che la regala nuovamente al Casteldaccia. Peterson anticipa Sferruzza in maniera irregolare a giudizio del direttore di gara e anche Peterson va a far compagnia a Ciancimino sul taccuino dei cattivi, secondo ammonito della gara, il numero 2 del Mazzara, intervento giudicato troppo rude ai danni di un avversario. Calcio di punizione affidato a Capitan Presti Giacomo, che serve nei pressi bisogno. Allarga sulla destra per Pirrello, che può anche cercare di avanzare. Pirrello gioca invece sulla destra per Alfano. Palla messa in mezzo con Monti, che forse era rientrato in una posizione irregolare, non secondo il guardaline, che adesso alza la bandierina, segnalando una posizione di fuorigioco da parte di Alfano. Calcio di punizione per il Mazzara, affidato all'estremo difensore Giacomo Venè.
Sentiamo qui sotto la nostra postazione Mister Dino Marino che dispensa indicazioni e chiede ai suoi di svegliarsi, di dare qualcosa in più. Adesso ultimo tocco da parte di Pirrello che regala una rimessa laterale al Mazzara. Gomez per Casabala, la stoppa male l'attaccante del Mazzara favorendo la ripartenza del Casteldaccia. Ancora Risoleo di testa ad allontanare il pallone, la tiene viva Alfano, ancora Risoleo, intervento rude ma corretto sul diretto avversario e il difensore argentino guadagna addirittura la rimessa laterale affidando il compito a un compagno. Intanto problemi forse per il numero 3 del Mazzara, Gomez. Terzino sinistro sembra essersi fatto male in occasione di un contrasto. È richiesto l'intervento dello staff medico del Mazzara. Vedremo di cosa si tratta e soprattutto se il numero 3 sarà in grado di continuare la gara. Resiste intanto il risultato di 0-0 qui al Nino Vaccara con il Casteldaccia che sicuramente ha creato di più in questa prima mezz'ora, un paio di fiammate da parte del Mazzara che non si è però mai reso veramente pericoloso dalle parti di Marra. Adesso applicato lo spray alla parte dolorante della gamba del terzino del Mazzara che viene invitato a uscire dal terreno di gioco dal direttore di gara. Vedremo se il calciatore portoghese sarà in grado di continuare il match. Risoleo in avanti a cercare Pongo, la palla direttamente in fallo laterale. L'ultimo tocco è quello di Alfano, nuova rimessa con le mani per il Mazzara. Intanto viene fatto rientrare Gomez, dunque sembra poter continuare il match il numero 3 del Mazzara che adesso batte la rimessa con le mani. Pirrello di testa, poi Casabala la recupera, palla per Pongo, si gioca in un fazzoletto di campo, esce fuori il Casteldaccia con Gomez che però anticipa Alfano. Diaby la controlla, l'otto del Mazzara che poi allarga sulla destra per Peterson, arriva sul pallone il numero 2, intervento in scivolata da parte di Sferruzza. Suo l'ultimo tocco e conseguente fallo laterale per il Mazzara. Batte lungo Peterson a cercare Casabala, anticipato da Spampinato. Poi allontana Prestigiacomo a cercare Monti che la mette giù. Controlla il pallone, suggerisce sulla sinistra per Sferruzza, ma è ancora presente Risoleo ad anticipare il calciatore avversario. Dali poi per Boyang che può controllarla. Col sinistro allarga nella zona di Pongo, palla però troppo corta. E la recupera nuovamente il Casteldaccia che prova a ripartire in contropiede. Ciancimino all'indietro per Venè. Lancia lungo Venè nella zona di Gomez che non può controllare il pallone che finisce direttamente in fallo laterale per la formazione ospite. Pirrello in avanti per Monti che la controlla nei pressi dell'area di rigore. Ancora Monti. Manzamuto. Mazzamuto si gira, prova ad andare via a Pongo, l'ultimo tocco è del 10 del Casteldaccia, rimessa laterale per il Mazzara. Gomez in avanti, duello aereo tra Casabala e Pirrello, la palla però arriva a Spampinato che rilancia nuovamente in avanti nella zona in cui c'è solo Venè che può bloccare con le mani e controllare il pallone. Prova ad andare al lancio lungo il portiere del Mazzara. Palla nei pressi della zona di Boyang che di testa anticipa un avversario in modo falloso a giudizio del direttore di gara. Tra le proteste della tribuna del Nino Vaccara, molto fiscale il direttore di gara fin qui. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Sul punto di battuta c'è Vincenzo Prestigiacomo, il capitano del Casteldaccia, che gioca corto nella zona di Bisogno. Bisogno per Alfano, la recupera da lì per il Mazzara, può partire in contropiede Casabala che deve arrivare sul pallone, può puntare Prestigiacomo e provare a entrare in area di rigore. Casabala prova a far partire il destro, palla che sibila di poco alla destra della porta difesa da Marra. Prima vera conclusione quantomeno verso lo specchio della porta, anche se poi la palla è finita al lato, del Mazzara quando siamo al 34esimo minuto. Almeno prova a rendersi vivace il numero 9 del Mazzara che ricordiamo
settimana scorsa a Marineo ha avuto l'occasione per andare a segno sul rigore, ma Sendin ha neutralizzato la sua conclusione. Rinvio lungo da parte di Marra, il colpo di testa di Boyang, ancora il Casteldaccia ad allontanarla nella zona di Monti che va via alla difesa del Mazzara, poi la conclusione respinge Venein in qualche modo. Casteldaccia pericolosissimo quando si presenta in area di rigore, fin qui è stato bravo anche il portiere a tenere i suoi in partita, è stato bravo anche il numero 5 Risoleo a metterci una pezza quando è stato il caso. Intanto bella giocata di Diaby che tiene vivo il pallone, lo allarga sulla destra per Peterson, poi Gomez Nobre. Gomez Nobre forse subisce fallo da un avversario, poi guadagna comunque una rimessa laterale l'esterno offensivo portoghese e lascia poi il compito a Peterson. Palla in avanti per Casabala che va via spampinato, ancora Casabala può metterla in mezzo, allontana Presti Giacomo, la tiene viva però il centravanti del Mazzara che poi prova a servire un compagno, rimpallato il suo tentativo da Presti Filippo, la difesa del Casteldaccia allontana, fa altrettanto anche Girolamo Ciancimino con la palla che finisce in fallo laterale. Adesso si cerca un pallone per riprendere a giocare. Rimessa laterale affidata a Abate. Duello sulla linea laterale tra Monti e Gomez Nobre che commette fallo sul diretto avversario. Adesso viene richiamato dal direttore di gara il portoghese. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Lancio in avanti a cercare lo stesso Monti che non riesce però ad agganciare il pallone che termina direttamente sul fondo. Rinvio lungo da parte di Giacomo Venè nella zona di Casabala che va al duello aereo con Bisogno, la tiene viva Pongo per il Mazzara, ancora palla per Diaby, contrasto duro nei pressi della panchina del Mazzara tra Diaby e Mazzamuto, rimessa laterale per la formazione canarina, poi Pirrello di testa prolunga per Marra che può arrivare a bloccare il pallone con le mani. Con il Mazzara che dunque non riesce a rendersi pericoloso in questa occasione. Va la battuta lunga Marra a cercare Monti, salta di testa Ciancimino, intervento non dei migliori da parte del capitano del Mazzara con la palla che finisce direttamente in fallo laterale. Abate per Presti Filippo. Ancora Abate, l'ultimo tocco in questo caso è di Gomez Nobre, nuova rimessa con le mani per la formazione granata. Abate stavolta cerca direttamente Monti nei pressi della linea dell'area di rigore, Monti poi prova il destro con l'intervento volante di Venè, grandissima giocata del centravanti del Casteldaccia, altrettanto bella risposta del portiere Venè che ha salvato i suoi volando e mettendo in calcio d'angolo con un tuffo decisivo. Parte adesso alla bandierina il calciatore del Casteldaccia, allontana in qualche modo la difesa del Mazzara con ancora il Casteldaccia in proiezione offensiva, nuovo cross in mezzo a cercare Sferruzza che la tiene in gioco, la tiene viva, ancora decisivo l'intervento di Risoleo che poi guadagna anche una rimessa laterale, anche in questo caso il centrale argentino si è dimostrato decisivo per salvare i suoi. Palla che rimessa che va ribattuta, la palla infatti non è entrata in campo. Va Gomez alla battuta, rimessa lunga a cercare Casabala che anticipa Pirrello, poi però Presti Giacomo ad allontanare la sfera. Intervento di testa da parte di Peterson a favorire poi il nuovo contrattacco del Casteldaccia. La palla in avanti a cercare Monti, l'uscita di Venè con i difensori a fare buona guardia. Gomez, palla per Diaby,
e la controlla nella propria metà campo. Ancora Diaby in avanti a cercare Boyang, che può andare via in velocità, prova a superare un avversario con quasi un sombrero. La palla viene tenuta viva da Peterson per il Mazzara. Ancora Peterson, perde il duello con il diretto avversario, ma guadagna comunque una rimessa laterale il calciatore lettone. Diaby sbaglia l'apertura per Gomez, regalando al Casteldaccia l'occasione per una ripartenza. Sferruzza prova a servire Alfano, arriva però la buona chiusura di Ciancimino, che però trova Mazzamuto sulla strada del suo lancio in avanti. La controlla Gomez nella sua area di rigore, può far ripartire l'azione del Mazzara. Pongo, spazio davanti a sé il calciatore francese. Ancora Pongo a controllarla nei pressi della linea di metà campo. Diaby, lenta la manovra del Mazzara in questi minuti. Mazzara che sta cercando il varco giusto per poter impensierire Marra, è stato invece molto impensierito in questo primo tempo Venè, che però con diversi begli interventi ha salvato i suoi. Recupera palla proprio il Casteldaccia. Alfano in avanti per Mazzamuto, che dialoga con Monti, la allarga per Sferruzza, la sovrapposizione anche di Alfano, la palla in avanti per Mazzamuto in posizione irregolare, il numero 10 del Casteldaccia, e dunque conseguente calcio di punizione in favore del Mazzara. ...40 sul nostro cronometro, siamo entrati nel corso del 41esimo minuto... risultato sempre sullo, fermo sullo 0-0 qui al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, ma in questo primo tempo meglio il Casteldaccia rispetto al Mazzara. Casteldaccia che più di una volta si è reso pericoloso. La recupera per il Mazzara Dali, la controlla il 4 della formazione di mister Marino, che ricordiamo al 22esimo è stato cacciato dal direttore di gara, forse per una protesta di troppo dalla panchina. Gomez Nombre trova l'opposizione da parte di Abate, che la recupera per il Casteldaccia. Prova adesso a ripartire la formazione ospite con Pressi Filippo. La palla in avanti a cercare Monti, anticipato però da Ciancimino, che evita rischi e la rilancia in avanti. Ancora colpo di testa di Ciancimino a tenerla viva. La controlla Pressi Giacomo, che poi di testa va direttamente dal proprio portiere Marra. Ancora palla per Pressi Giacomo. La pressione di Casabala su di lui. Avanza ancora Pressi Giacomo, palla al piede. Sferruzza la finta con a favorire Monti, che poi allarga sulla sinistra per Alfano, lancio che non è dei migliori da parte del numero 9 del Casteldaccia, e palla che finisce direttamente in fallo laterale. Peterson in avanti a cercare Boyang, ancora Peterson ad anticipare un avversario, la palla finisce direttamente in fallo laterale, stavolta la rimessa con le mani sarà in favore della formazione ospite. Palla a cercare Sferruzza in area di rigore, finisce a terra l'11 del Casteldaccia, non c'è nulla di irregolare, attenzione poi la conclusione di Monti dal limite dell'area di rigore, palla alta sopra la porta difesa da Venema, nuova occasione per la formazione granata. Mazzara che dovrà necessariamente cambiare marcia in queste ultime battute del primo tempo e poi nel corso della ripresa, se l'obiettivo è quello di centrare il bottino pieno. Pongo la tiene in campo sul lancio di Venè, poi colpo di tacco tentato da Mazzamuto, che adesso lancia in avanti per Monti a memoria sulla destra per Sferruzza, che prova a superare il risoleo, ancora attento il centrale argentino, che poi guadagna un'altra rimessa laterale. Sta giocando davvero bene il numero 5 del Mazzara, che adesso prende anche qualche applauso dalla tribuna del Nino Vaccara. Venè va poi alla, pressato da un avversario, era stato servito direttamente dalla rimessa laterale, onde evitare il rischio, ha messo direttamente in fallo laterale. Palla controllata poi in area di rigore da Monti, che prova il sinistro, ancora in tuffo Venè, che adesso si arrabbia anche con i compagni per aver concesso campo all'attaccante del Casteldaccia. Venè dalle parti di Boyan, che non riesce a prolungare di testa, poi Mazzamuto in avanti, fa buona guardia Francisco Risoleo, che poi va direttamente dal proprio estremo difensore Giacomo Venè.
il lancio in avanti nella zona di Casabala, duello aereo vinto però da Prestigiacomo. Boyanga ad anticipare due avversari, Peterson in avanti a cercare Gomez Nobre, con l'intervento di Spampinato ad anticipare il portoghese e fallo laterale per il Mazzara. Boyang prova a controllarla sulla pressione di Alfano che gliela strappa via. Attenzione perché Alfano quasi serve Pongo, anticipato però da Prestigiacomo. Poi Monti ancora a memoria per Mazzamuto, in avanti per Sferruzza, si propone anche Monti in avanti, poi bravo Gomez in scivolata a portarla via a Sferruzza, ma ancora Casteldaccia che staziona nella metà campo del Mazzara. Attenzione perché intervento falloso da parte di Peterson che è già ammonito, arbitro che va a richiamare il lettone. Battuta veloce da parte del Casteldaccia con Monti a controllare il pallone, la pressione anche di Risoleo sul centravanti del Casteldaccia. Alfano, palla poi sulla sinistra, c'è intanto un cartellino giallo per il numero 5 Francisco Risoleo per l'intervento giudicato irregolare su Alfano. Dunque salgono a 3 i cartellini gialli sventolati durante la gara, tutti e 3 nei confronti dei calciatori del Mazzara. Ricordiamo che sono sul taccuino dei cattivi, chiamiamolo così, Capitan Ciancimino, Emils Peterson e Francisco Risoleo, che è stato punito col giallo proprio in questi secondi. Nuovo calcio di punizione in favore del Casteldaccia da buona posizione, mentre siamo al 45esimo minuto, vedremo per quanto si andrà avanti prima dell'intervallo. C'è il numero 7 Alessio Alfano, classe 2004, sul punto di battuta. Si aggiusta il pallone il calciatore del Casteldaccia in maglia gialla. Va alla battuta Alfano, palla direttamente sul fondo con Venè che era pronto a far buona guardia. Dunque sarà rimessa dal fondo per il Mazzara. Arbitro che adesso indica un minuto di recupero, dunque ancora 60 secondi prima di andare al riposo. Battuta lunga da parte di Venè. Casabala prolunga per Pongo, poi Boyang non arriva sul pallone, ci arriva prima di lui Mazzamuto. Boyang recupera il pallone, ma arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara mentre il Mazzara stava provando a ripartire in contropiede. Finisce quindi il primo tempo al Nino Vaccara con Mazzara e Casteldaccia che vanno al riposo sul risultato di 0-0. Piccola pausa anche per noi, che torneremo come sempre a raccontarvi anche le azioni del secondo tempo della gara. Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara, dove è quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Adesso l'arbitro cerca l'ok dei portieri e dei suoi collaboratori per dare il via alla seconda frazione di gioco. Ricordiamo che Mazzara e Casteldaccia tornano in campo sul risultato di 0-0 dopo aver concluso il primo tempo proprio a reti bianche, primo tempo nel quale il Casteldaccia si è fatto certamente preferire al Mazzara. È proprio il primo pallone gestito dalla formazione ospite con questo lancio in avanti che diventa facile preda di Venè. Tutto invariato nella formazione ospite, c'è stata invece una sostituzione nel Mazzara. Adesso pian piano vi renderemo conto delle formazioni che sono tornate in campo, con il Casteldaccia che torna in campo con Marra, Spampinato, Abate, Bisogno, Prestigiacomo, Pirrello, Alfano, Prestifilippo, Monti, Mazzamuto e Sferruzza. A disposizione di mister Salvatore D'Angelo in panchina troviamo la Bua, Arusa, Giammona, Faraone, Ba, Gambino, Messina, Yayaui e Clemente. Il Mazzara di mister Marino, che nel corso del primo tempo è stato espulso al 22esimo per proteste ritenute eccessive dal direttore di gara, risponde con Venè. Sfar, che è entrato in campo al posto di Peterson, che era tra gli ammoniti della gara. Poi Gomez, Dali, Risoleo, Ciancimino, Pongo, Diaby, Casabala, Boyang e Gomez Nobre. A disposizione in panchina il Mazzara porta Giacalone, Ndiaye, Novara, Perron, Elagiugi, Alcaser, Foglia e Cabalo. Adesso duro contrasto nei pressi della panchina del Mazzara tra Abate e Sfar, il neo entrato Sfar, con i tifosi della tribuna che predicano calma. Si è fatto male il terzino del Casteldaccia, con addirittura la tribuna che chiederebbe il rosso al suo indirizzo. Il contrasto ci è sembrato sì duro, ma comunque
nei termini della regolarità, ha avuto la peggio proprio il numero 3 del Casteldaccia. Vedremo se sarà in grado di continuare la gara. Lo dicevamo nel primo tempo, lo ribadiamo adesso: Mazzara, che chiaramente è chiamato a un cambio di passo rispetto all'approccio della prima frazione di gioco, dove il Casteldaccia più di una volta si è reso pericoloso dalle parti di Venè, che è stato chiamato anche in alcuni casi agli straordinari per salvare i suoi e mantenere inviolata al momento la porta gialloblu. Vediamo che zoppica vistosamente il numero 3 del Casteldaccia, Abate, che dubitiamo riuscirà a tornare in campo. Si scalda già un elemento della panchina ospite, vedremo se presto tornerà la parità numerica. Intanto pallo laterale di Sfar, ancora Sfar a suggerire in avanti per Casabala, la palla però termina direttamente oltre la linea laterale, sarà dunque rimessa con le mani per il Casteldaccia. Torna in campo Abate, la corsa del terzino non è del tutto fluida, vedremo se sarà in grado di continuare la contesa. Rimessa laterale battuta da Abate all'indirizzo di Monti, che la controlla sulla pressione di Diaby, la recupera Boyang per il Mazzara, poi ancora Dali a tenerla viva per il Mazzara, il lancio in avanti per Casabala, troppo lungo però per il centravanti, facile preda dell'estremo difensore Simone Marra, che può così controllare la sfera. Presti Giacomo, lancio in avanti a cercare Sferruzza, il duello con Gomez che forse prende un colpo, finisce a terra il terzino del Mazzara, la recupera Diaby poi su Sferruzza, che subisce fallo a giudizio del direttore di gara. Sarà calcio di punizione già battuto da Casteldaccia, ma si dovrà ripetere perché Sferruzza è rimasto a terra. A terra c'è anche Gomez, che poco prima aveva preso forse una manata dallo stesso Sferruzza. L'arbitro però non ha giudicato irregolare quell'intervento, ha giudicato irregolare quello dopo. Adesso continuano le proteste di Gomez all'indirizzo del direttore di gara, che dovrà lavorare non poco per tenere gli animi calmi in campo. Lo dicevamo in apertura di telecronaca, proprio in apertura di partita, la posta in palio è altissima, i punti sono pesanti quelli messi oggi in gioco, perché un eventuale bottino pieno da parte di una delle due squadre significherebbe tenere viva la possibilità poi di concorrere anche per la salvezza, mentre un'eventuale sconfitta chiaramente segnerebbe, diciamo, dei pericoli che si andrebbero ad acuire. Intanto controlla Monti nei pressi dell'area di rigore del Mazzara, la recupera come snobre solo per un attimo, poi è Casabala che prova ad anticipare Presti Giacomo, che col fisico però favorisce l'intervento della propria difesa. La palla resta viva per il Casteldaccia con Alfano, la palla poi viene tirata un po' verso la porta da parte di Mazzamuto, c'è però un fallo su Gomez fischiato dal direttore di gara, calcio di punizione per il Mazzara. Dicevamo, un'eventuale vittoria consentirebbe intanto al Mazzara di superare l'Aspra, che ieri è stato sconfitto in casa dall'oratorio Marineo, un oratorio Marineo che chiaramente con le due vittorie consecutive, settimana scorsa contro il Mazzara e quella di ieri contro l'Aspra, ha conquistato sei punti fondamentali per tenere a debita distanza la zona calda della classifica, zona calda in cui sono assolute protagoniste e assolutamente invischiate sia il Mazzara, al momento ultimo in classifica, sia il Casteldaccia, che occupa la quart'ultima posizione a soli però due punti di distanza proprio dalla formazione canarina. Intanto fallo di Diaby sull'altro numero 8, Presti Filippo, e calcio di punizione per il Casteldaccia, bisogno per Presti Giacomo. Palla sulla destra per Pirrello, il suggerimento di Pirrello è deviato in fallo laterale da Dali, poi Monti la finta a favorire l'intervento di Alfano, che prova addirittura a concludere verso la porta, blocca facilmente Venè, che poi prova a far ripartire i suoi con il neo entrato Sfar. Gomez Nobre, ancora Gomez Nobre che subisce fallo da Bisogno, sarà calcio di punizione, chiedono a gran voce il giallo all'indirizzo di Bisogno i tifosi del Mazzara, arbitro che però non ha ravvisato gli estremi per tirare fuori dal taschino il cartellino. Casabala controlla sulla pressione di Spampinato, poi Gomez Nobre, ancora all'indietro per Diaby. Diaby che prova a cambiare gioco, a andare da Dali che allarga sulla sinistra per Gomez. Gomez prova a mettere in mezzo nella zona di Pongo, anticipato da Presti Giacomo, ancora Gomez a tenerla viva. Dali,
la controlla il 4 del Mazzara, che va in area di rigore da Casabala, anticipato da Prestigiacomo. Posizione però di fuorigioco da parte del centravanti del Mazzara e conseguente calcio di punizione per il Casteldaccia. 6 minuti e mezzo nel corso di questa ripresa, ritmi ancora blandi in questa seconda frazione di gioco, risultato che resta fermo sullo 0-0, ma Mazzara che è chiamato a cambiare passo, quantomeno per rendersi pericoloso dalle parti di Marra. Lancia in avanti proprio dell'estremo difensore del Casteldaccia, come ho messo ad anticipare un avversario, la tiene viva Pongo, che la tiene anche in campo, scappa in velocità il 7 giallo-blu, che poi deve affrontare Prestigiacomo, entra in area, prova la conclusione, rimpallata proprio dal capitano del Casteldaccia, poi prova ad allontanare Bisogno, un rimpallo favorisce Pirrello, che però se la fa portare via da Boyang. Ancora Dali, la palla messa in mezzo dal 4 del Mazzara, c'è Gomez Nobre che prova a servire al rimorchio di Abbi, che però non riesce ad andare alla conclusione, viene anticipato proprio da un avversario, si tratta di Presti Filippo. Sfar non trova Gomez Nobre, poi Ciancimino ancora per Diaby, ritmi che adesso si stanno alzando col passare dei minuti, finisce a terra Diaby, non c'è intervento irregolare da parte del calciatore del Casteldaccia, sarà fallo laterale per il Mazzara con il direttore di gara, che adesso si va a sincerare delle condizioni di Diaby, che era finito a terra dopo un contrasto. Sentirete chiaramente anche dal microfono le proteste che arrivano dalla tribuna e dalla panchina del Mazzara all'indirizzo del direttore di gara. Sfar in avanti, palla poi allontanata da Bisogno. Dali sulla sinistra per Gomez, che può arrivare sul pallone, riesce a tenerlo in campo il portoghese. La palla messa in mezzo per Casabala, anticipato da Spampinato, poi Gomez Nobre. La controlla l'11 giallo-blu, che poi prova ad andarsene. L'ultimo tocco è proprio del portoghese, con la scivolata di Abate, che continua a zoppicare dopo l'intervento di poco fa, che ha trovato il rimpallo proprio nella gamba dell'esterno offensivo del Mazzara. Rinvio dal fondo per il Casteldaccia. Diciamo ritmi che si stanno alzando col passare dei minuti, ma ancora 0 occasioni da gol in questo secondo tempo. Forse sta prevalendo anche la paura di perdere rispetto alla voglia di vincere una gara così delicata. Intanto Diaby, ancora Diaby che prova a metterla in avanti per Pongo, di testa a prolungare per Boyang, che prova ad andare via alla difesa del Casteldaccia. L'intervento in ostruzione da parte di Pirrello e calcio di punizione da buona posizione per il Mazzara, con Pirrello che finisce sul taccuino dei cattivi al 10° della ripresa. È il primo ammonito nelle fila del Casteldaccia. Samuele Pirrello, l'ex di turno, e sul punto di battuta va a posizionarsi Girolamo Ciancimino, che da una posizione più o meno simile segnò un gol a Castelbuono in una gara che il Mazzara riuscì a vincere per 3-2, che diede poi il là a quella risalita, insomma a quelle speranze di salvezza che dopo la vittoria di Castelbuono e quella della settimana successiva di Trapani, chiaramente sembravano, il Mazzara sembrava aver incanalato la strada giusta, intrapreso la strada giusta. Adesso arbitro che fa rispettare la distanza alla barriera, anche per il Casteldaccia barriera folta con almeno 5 elementi a opporsi alla conclusione del capitano del Mazzara. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso, va a Ciancimino verso la porta, palla leggermente alta sopra la traversa difesa della porta difesa da Marra. Prima occasione però in questo secondo tempo per il Mazzara, con la punizione di Ciancimino che al 57esimo, quando siamo al 57esimo minuto, finisce di poco alta. Rinvio lungo da parte di Marra nella zona di Mazzamuto, a prolungare per Sferruzza, controllato da Gomez, fallo da parte del numero 3 del Mazzara, calcio di punizione già battuto dal Casteldaccia con Risoleo che poi la strappa via al numero 11 Sferruzza, ancora a tenerla viva il Casteldaccia in zona offensiva, poi la palla finisce oltre la linea laterale, si è fatto forse male il centrale col numero 5 del Mazzara, che adesso
zoppica un po', ma sembra non aver particolari problemi. Rimessa laterale affidata a Gomez, con la palla lanciata in avanti, allontanata nuovamente dal Casteldaccia, che si riaffaccia in avanti con Monti. Finisce a terra il 9 del Casteldaccia, che controlla ancora il pallone nei pressi della linea laterale. Sferruzza, Gomez arriva prima di Monti sul pallone, che se lo fa portare via però da Presti Filippo. Ancora duello tra Monti e Risoleo, l'ultimo tocco è del centrale argentino del Mazzara, sarà dunque rimessa laterale per il Casteldaccia. Pirrello prova a mettere in mezzo, ancora Risoleo di testa ad allontanare, Gomez poi col sinistro spazza via il pallone nella zona di Casabala, che però viene ben controllato da Presti Giacomo. Ancora Boyang nei pressi della linea laterale, poi l'ultimo tocco è del centrocampista del Casteldaccia Mazzamuto, e sarà dunque rimessa laterale per il Mazzara nei pressi della metà campo. La recupera ancora una volta il Casteldaccia, poi il Mazzara ritrova il possesso del pallone con Diaby, che allarga sulla destra per Sfarra, arriva prima di lui però Abate, la recupera Sfarra per il Mazzara lanciando Gomez Nobre, si accentra Gomez Nobre che poi prova il sinistro dalla distanza, pallone che finisce lontanissimo dalla porta difesa da Amar. C'erano almeno un paio di soluzioni forse da poter sfruttare in questa occasione, ha provato la conclusione, la soluzione personale Gomez Nobre, ma non c'è andato vicino, per usare un eufemismo. Rimessa dal fondo per il Casteldaccia quando siamo al 13° della ripresa, stiamo per entrare nel 14° minuto di questo secondo tempo, risultato che è ancora fermo sullo 0-0, reti bianchi che persistono dall'inizio della gara, ma Casteldaccia che adesso prova a riaffacciarsi in avanti. Risoleo in anticipo su Monti, poi la palla per Venè che la controlla col destro e va al lancio lungo per Gomez Nobre, che col petto la gira per Boyang. Dali ancora sulla destra per Sfarre, che la mette giù. Sfarre in avanti per Casabala, che non riesce però ad agganciare il pallone in area. Era una buona idea quella del terzino, che in avvio di ripresa è subentrato a Peterson. Il centravanti non è riuscito ad agganciare il pallone per poi provare a rendersi pericoloso. Rimessa laterale per il Mazzara, affidata a Gomez. Gomez in avanti per Casabala, controllato però bene dalla difesa del Casteldaccia. Poi Presti Giacomo, allontana il pallone. Dali, Mazzamuto, la recupera Pongo per il Mazzara. Poi Boyang in avanti a cercare Gomez Nobre, intervento in scivolata decisivo da parte di Spampinato a rifugiarsi in fallo laterale. Boyang, rimessa laterale in area di rigore, poi allontana la difesa del Casteldaccia, la tiene viva Gomez. All'indietro per Risoleo, che alza un campanile suggerendo in avanti per Boyang, che era rimasto in proiezione offensiva. Guadagna una buona rimessa laterale il Mazzara, con Boyang che forse ha qualche problema, è stato toccato duro da un avversario. Intanto sarà rimessa per il Mazzara, ancora una volta in zona offensiva. Gomez per Pongo, però arbitro che comanda il cambio della rimessa laterale. Sciupa una buona occasione il Mazzara, quantomeno per affacciarsi in area di rigore avversaria. C'è intanto pronto un cambio, il primo della partita per il Casteldaccia, con il numero 16 Ba, classe 2004, che entra in campo. Non abbiamo visto chi è stato a fargli posto, ora cercheremo di capire al posto di chi è entrato Ba, presumibilmente per il 7 Alfano, che non vediamo più in campo. Quindi quando siamo al 60° minuto, prima sostituzione operata dal Casteldaccia, dentro il numero 16 Ba, fuori il numero 7 Alfano. Non cambia nulla nella conta degli under, un 2004 per un altro 2004. Fallo laterale per il Mazzara, con Gomez in avanti per Casabala, vince il duello aereo ma la palla termina nuovamente oltre la linea laterale di fronte alla nostra postazione, dunque rimessa che cambia padrone con il Casteldaccia che prova a facciarsi in avanti, la controlla Gomez sulla pressione di Monti, la palla si alza in uno strano campanile, poi finisce oltre la linea laterale e il Mazzara guadagna una rimessa. Gomez in avanti,
Pirrello a fare buona guardia, Mazzara che guadagna qualche metro con una nuova rimessa laterale. Dali che prova ad allargare per Sfar, non controlla, per fortuna del Mazzara sferruzza con la palla che arriva adesso a Diaby. Diaby che prova la conclusione con il destro, la palla però non prende il giro giusto. Il destro provato da Diaby al 62esimo minuto finisce direttamente sul fondo, probabilmente il francese voleva che la palla girasse verso il secondo palo, ma non è riuscito a dare l'effetto giusto il calciatore francese. Rinvio lungo da parte di Marra. Fa buona guardia la difesa del Casteldaccia con Pirrello che allontana il pallone. Gomez Nobre a tenerlo vivo. Ancora Boyang in avanti per Casabala. La palla viene allontanata da Prestigiacomo. Poi Mazzamuto per il neo entrato Ban. Ancora Mazzamuto in avanti a cercare la vivacità di Sferruzza che riesce a tenere giù il pallone. Arriva Sfar a portarglielo via, ma è ancora Sferruzza ad affacciarsi in avanti. Entra in area di rigore l'11 del Casteldaccia. Poi ancora Sfar a frapporsi fra lui e il pallone. Viene messo giù il terzino del Mazzara. Guadagna un buon calcio di punizione in questa occasione. Insomma, il Casteldaccia era in pressione offensiva. Ha ottenuto il massimo, probabilmente Sfar, in quella posizione. Battuta lunga da parte di Venè nella zona di Casabala, anticipato colpetto da Bisogno. Ancora Mazzamuto in avanti per Sferruzza che viene controllato da Sfar, ma l'attaccante del Casteldaccia era in posizione irregolare, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Diaby per Dali, palla per Casabala, anticipato ancora una volta da Spampinato. Ancora Sfar, stavolta il servizio non è buono, ma Gomez Nobre riesce a tenerla in campo. Prova ad andare via a due avversari il portoghese, poi Bisogno. Presti Filippo, ancora Abate ad allontanare. La palla messa giù da Monti, che controlla bene, poi il duello tutto in velocità tra Gomez e Ba. La tiene viva il calciatore del Casteldaccia, ancora il numero 16, Ba. Allarga sulla destra, la palla messa in mezzo dove c'è Sferruzza che con il ginocchio mette dentro. E dunque quando siamo al 64esimo minuto, cambia il risultato al Nino Vaccara con il Casteldaccia che passa in vantaggio. Autore del gol Sferruzza. Dunque cambia il parziale al Nino Vaccara quando siamo al minuto 64 con il Casteldaccia che si porta in vantaggio grazie al gol di Sferruzza. Si complicano e non poco i piani del Mazzara che adesso sarà costretto a inseguire. La controlla l'estremo difensore del Casteldaccia Marra che allontana il pallone. La palla viene prolungata per Ba che la controlla, la recupera il Mazzara in qualche modo con Gomez. Arriva poi il gioco irregolare su Boyang, calcio di punizione per il Mazzara. Ciancimino sul punto di battuta, a studiare anche il piazzamento dei compagni. La palla in avanti a cercare Pongo, termina direttamente oltre la linea di fondo. Chiaramente adesso non ha fretta il portiere del Casteldaccia che va al rinvio di AB di testa. La palla viene controllata poi da Sferruzza che si accontenta della rimessa laterale. Abate sul punto di battuta. Sferruzza
prolunga per Ba che la controlla, la palla poi viene recuperata da Ciancimino. Gomez Nobre, Diaby va al lancio lungo che viene però intercettato da Bisogno, la palla termina oltre la linea laterale, sarà dunque rimessa per il Mazzara, ancora una volta rimessa per il Mazzara con la squadra gialloblu che ha guadagnato qualche metro. Sfarra a incaricarsi della battuta con le mani. Sembra pronto intanto un altro cambio per il Mazzara. Quando siamo al minuto 68 con il numero 13 Ndiaye che prende il posto del numero 7 Pongo, anzi duplice cambio perché è pronto anche il numero 17 Alcacer. Alcacer che prende il posto di Suaib Dali. Dunque prova ad alzare il baricentro della squadra mister Marino. Effettivamente nello scacchiere tattico non cambia nulla, chiaramente un cambio di interpreti per dare maggior freschezza anche alle azioni offensive del Mazzara. Allontana Mazzamuto, poi l'intervento di Sfar in fallo laterale. A incaricarsi della battuta con le mani è Abate. Sferruzza, palla poi allontanata da Ciancimino. Ancora Presti Filippo ad alzare un campanile. Risoleo, la palla resta però in possesso del Casteldaccia con Mazzamuto. Pirrello sulla destra per Ba. Ancora Presti Filippo per Ba che può avanzare. Arriva la contrapposizione di Risoleo, la palla però finisce a Monti che allarga sulla sinistra per Sferruzza. Fin qui la sua rete sta decidendo l'incontro del Nino Vaccara. Ancora Sferruzza, poi l'intervento in scivolata da parte di Boyang, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante Granata, dunque sarà rimessa laterale per il Mazzara con Sfar pronto a incaricarsene. Gomez Nobre a prolungare, la palla poi allontanata da Abate nella zona di Gomez che viene però a contrasto con Ba, finisce a terra Gomez senza fallo a giudizio della terna. Arriva Ba, la conclusione respinta in qualche modo da Vene, la palla resta lì, poi Monti a concludere, si salva in qualche modo il Mazzara. Adesso proveremo a far chiarezza su quello che è successo in area di rigore del Mazzara con la palla che non è uscita, è rimasta in gioco. Adesso Gomez ancora a frapporsi fra Ba e il pallone, stavolta subisce fallo il terzino del Mazzara che poi va a lamentarsi nei confronti del secondo assistente dell'arbitro. Ma quando siamo al 70° minuto il Casteldaccia è andato a un passo dal raddoppio, avrebbe chiaramente chiuso la gara questo incontro. Adesso Sfarra che non riesce a controllare nei pressi della propria panchina, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Abate a incaricarsi della battuta con le mani. Sfar di testa, poi Bisogno, palla in avanti a cercare Sferruzza, fa buona guardia Ciancimino che lascia scorrere il pallone, poi lo controlla prima che oltrepassi la linea di fondo, chiaramente vuole che i suoi avanzino, il lancio in avanti a cercare Casabala che prolunga di testa, l'inserimento in velocità da parte di Boyang che viene anticipato da Presti Giacomo, poi allontana in qualche modo la difesa del Casteldaccia, Presti Filippo sulla destra a cercare Ba, anticipato in qualche modo da Risoleo, poi Gomez in velocità che si accascia a terra, probabilmente ha subito un fallo il terzino del Mazzara. Calcio di punizione per la formazione canarina. Calcio di punizione già battuto al Mazzara. Ciancimino sulla destra a cercare Ndiaye, la palla è troppo lunga però per il 13 del Mazzara e finisce direttamente in fallo laterale. Ciancimino,
palla in avanti a cercare Casabala, anticipato da Spampinato, poi Alcaser in avanti per Boyang che la controlla, la lascia lì per Casabala che però se la fa portare via da Mazzamuto. Ancora Mazzamuto a controllare il pallone, lancio sulla destra a cercare l'inserimento da parte di Ba, poi Gomez e Risoleo per poco non combinano un pasticcio, alla fine riescono comunque a servire l'estremo difensore Giacomo Vene che avanza e va alla battuta lunga proprio a cercare Boyang che finisce a terra in maniera regolare secondo il direttore di gara, con Presti Giacomo che si è aiutato con il corpo per anticipare l'esterno del Mazzara senza commettere fallo, palla che poi è stata controllata dal portiere del Casteldaccia Marra che adesso va al rinvio lungo nella zona di Ba che la mette giù in qualche modo, la controlla il numero 16 ma la lascia lì per Diaby, il lancio in avanti per Casabala che parte forse in posizione regolare, si alza però la bandierina del primo assistente del direttore di gara, posizione irregolare da parte di Casabala, conseguente calcio di punizione per il Casteldaccia. ...73 sul nostro cronometro, risultato che al momento vede avanti il Casteldaccia qui sul Mazzara al Nino Vaccara con la rete realizzata al 64esimo da Sferruzza, 0-1 il risultato, un risultato che sarebbe pesantissimo per il Mazzara che chiaramente vedrebbe allontanarsi in maniera molto pericolosa le speranze residue di salvezza. Chiaramente adesso è un Casteldaccia che controlla anche giocando con il cronometro, controlla il risultato mentre il Mazzara sta provando a cercare il varco giusto per rimetterla quantomeno in parità. Fallo laterale adesso guadagnato dalla formazione di casa con Gomez pronto a incaricarsi della battuta. Gomez in avanti a cercare Gomez Nobre. La palla finisce ad Alcaser che allarga sulla destra per Ndiaye. Anticipato da Abate, la mette giù Sferruzza che poi in avanti cerca Monti. L'intervento di testa di Ciancimino ad anticiparlo. Alcaser col sinistro a cercare Boyang, la devia in fallo laterale con il tacco Pirrello. Gomez, palla per Alcaser. Diaby controlla la sfera con qualche problema, poi una Veronica per far fuori un avversario, cercare di servire Casabala, la palla però arriva direttamente all'estremo difensore del Casteldaccia, Marra che poi la blocca con le mani. Studia il piazzamento dei compagni Marra, va alla battuta lunga l'estremo difensore Granata. Gomez in avanti per Casabala, la palla però è troppo lunga per l'attaccante e arriva nuovamente all'indirizzo del portiere ospite. Presti Giacomo sulla sinistra per Abate che ha qualche difficoltà nel controllo, poi però riesce ad allontanare la sfera. Sfera che rimbalza a terra, arriva però Gomez che prova a prolungare la traiettoria, se la fa portare via da Ba. Ba che poi riesce a servire Mazzamuto che arriva quasi al limite dell'area di rigore. Mazzamuto allarga sulla sinistra per Sferruzza che è dentro l'area di rigore. Bravo Sfar qui ad allontanarlo, poi con la complicità di Ciancimino a salvare il Mazzara. Ndiaye. Ciancimino in avanti per Boyang, anticipato ancora una volta da Presti Giacomo. Ba all'indietro per Pirrello, poi duello tra Monti e Risoleo, l'ultimo tocco è del centrale del Mazzara, sarà dunque rimessa laterale per la formazione del Casteldaccia. Pirrello in avanti, Bala prolunga, la palla arriva a Risoleo che però rischia qualcosa per provare ad allontanare mentre c'era Monti nei paraggi. Arriva poi la conclusione da fuori provata da Mazzamuto, finisce direttamente sul fondo
Mazzara che può ripartire. Alcacer rischia qualcosa anche lui al limite dell'area di rigore, poi allarga per Boyang che non riesce a controllare, la sfera finisce oltre la linea laterale, sarà nuova rimessa con le mani per il Casteldaccia. Monti, ancora Risoleo a portar via il pallone al centravanti del Casteldaccia, poi forse lo trattiene troppo da terra, calcio di punizione per il Mazzara. Alcacer prova a scappar via Presti Filippo, lo ha trattenuto, non arrivano provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro, lancia in avanti a cercare ancora una volta Casabala, colpo di testa di Presti Giacomo, la palla resta viva per Gomez Nobre che si allarga sulla sinistra, ancora Gomez Nobre, doppio passo da parte del portoghese, poi palla messa in mezzo dall'11 giallo-blu, viene allontanata in qualche modo da Spampinato, la tiene viva Sfar per il Mazzara, l'intervento di Sferruzza probabilmente in calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è del terzino del Mazzara, a giudizio della terna, e dunque sarà semplice rimessa dal fondo per il Casteldaccia. 78 sul nostro cronometro, 12 e mezzo al termine della partita, quantomeno al 90esimo, poi vedremo quale sarà l'entità dell'extra time. Casteldaccia sempre in vantaggio sul Mazzara per 1-0 grazie alla rete realizzata al minuto 64 da Sferruzza, che sta decidendo il match in questo momento, un match che, come abbiamo detto a più riprese, mette in palio punti pesantissimi per la zona calda della classifica. Mazzara che chiaramente deve cercare quantomeno di non soccombere qui al Nino Vaccara. Adesso è Gomez che controlla il pallone sulla pressione di Ba, il servizio per Boyang, poi Alcacer che non riesce a controllare, la regala praticamente a Monti che parte in velocità, l'allarga sulla sinistra per Sferruzza che entra in area di rigore, ancora Sferruzza, il tiro col destro, la palla che termina alta sopra la porta difesa da Venè. Ma cosa ha rischiato anche in questa occasione il Mazzara, che ha lasciato praticamente una prateria sia a Monti sia a Sferruzza per poter chiudere l'incontro. Fortunatamente per la formazione canarina la conclusione del numero 11 in questo caso non è stata precisa ed è finita alta. Gomez, Ciancimino in avanti a cercare Boyang, la controlla in qualche modo Pirrello che poi però la lascia lì proprio per Boyang, la palla messa in mezzo per Ndiaye che la tocca con un braccio a giudizio della terna arbitrale, sarà dunque calcio di punizione per il Casteldaccia. Calcio di punizione affidato all'estremo difensore Simone Marra che va alla battuta lunga a cercare proprio Sferruzza che prolunga di testa per Monti, arriva però Ciancimino prima di lui, la palla in avanti per Casabala, prodigioso l'intervento di Spampinato che in scivolata, in spaccata ha praticamente messo in fallo laterale con Casabala che altrimenti sarebbe stato lanciato a rete. Sfar per Casabala, palla per Gomez Nobre, si allarga sulla destra, ancora Gomez Nobre, l'ultimo tocco è del portoghese, sarà rimessa con le mani per il Casteldaccia. Abate sul punto di battuta della rimessa con le mani. Lancia in avanti a cercare Sferruzza, anticipato da Sfar, nuova rimessa laterale per il Casteldaccia. Si può procedere alla battuta della rimessa con le mani, operata da Abate, in avanti per Sferruzza. Viene un po' sbilanciato da Sfar, poi Ciancimino guadagna una rimessa laterale per il Mazzara. Bisogno nuovamente in fallo laterale. Ancora Ciancimino per lascia l'incarico della battuta a Sfar. Sfar in avanti per Gomez Nobre, che prova a prolungare per Boyang, che mette giù il pallone. Ancora Boyang sulla destra per Gomez Nobre, finisce giù dopo un contrasto l'11 del Mazzara, guadagnando un buon calcio di punizione da
nei pressi dell'area di rigore del Casteldaccia, mentre c'è un accenno di rissa nei pressi della panchina del Casteldaccia con qualche giocatore che è venuto a contatto con gli elementi della panchina ospite che si stavano probabilmente riscaldando. C'è Diaby sul punto di battuta. Adesso l'arbitro indica il punto di battuta a Gomez Nobre. Sarà lui a incaricarsi della battuta del calcio di punizione. Tutto il Casteldaccia all'interno dell'area di rigore per proteggere il vantaggio. Due elementi in barriera per la formazione ospite. Gomez Nobre sul punto di battuta per il Mazzara, che all'interno dell'area di rigore ha sette saltatori. Gomez Nobre mette in mezzo nella zona di Ciancimino, che prova a deviare, poi la palla che non vuole entrare, la conclusione di Ndiaye che finisce sulla traversa. Anche un po' di sfortuna in questo caso per il Mazzara, ha provato Ndiaye a sfondare la porta, la palla però è stata respinta dalla traversa. Poi Alcaserri in avanti per Casabala, che la controlla entrando in area di rigore, è in posizione però irregolare Casabala, e si ci mette anche la sfortuna per il Mazzara con il colpo di testa di Ciancimino respinto in qualche modo dalla retroguardia ospite, poi la conclusione di Ndiaye che a botta sicura ha centrato in pieno la traversa. C'è intanto pronta una sostituzione per il Mazzara. Si procederà dopo alla sostituzione con Ella Giugi pronto a entrare in campo. Vedremo di chi prenderà il posto. Intanto Casteldaccia controlla il pallone con Mazzamuto. Sfarra ad allontanare la sfera. Boyang la mette a terra. Ancora Boyang a controllarla, ad allargare sulla sinistra per Gomez. Gomez prova a scappare all'avversario, ma lo trattiene, sarà calcio di punizione per il Mazzara con Mazzamuto che poi allontana il pallone. Siamo pronti alla quarta sostituzione per il Mazzara al minuto 84. Dentro col numero 16 Issam Ella Giugi. Fuori il numero 3, Moise Gomez. Pronto un cambio anche nel Casteldaccia, si tratta del secondo operato dalla panchina ospite. Fuori il numero 11, Giovanni Sferruzza, il cui gol al momento sta decidendo la contesa del Nino Vaccara. Entra in campo con il numero 18 Christian Messina, classe 2005. Probabilmente rinforza anche la linea difensiva la panchina granata, perché tenere un risultato del genere, ottenere un risultato del genere chiaramente aumenterebbe le chance di salvezza. Calcio di punizione già battuto dal Mazzara, Casabala a tenerla viva in area di rigore, la allontana però Mazzamuto. Poi la palla nei pressi della zona di Risoleo, che alza un campanile, la mette giù presti Filippo. Monti prova a servire Ba, ma c'è Risoleo a far buona guardia. Ancora Monti a controllare il pallone nei pressi della linea laterale. La palla in avanti a cercare la velocità di Ba. Arriva l'uscita al limite dell'area da parte di Giacomo Venè. La palla direttamente sul fiume Mazzaro e sarà rimessa laterale in favore del Casteldaccia. Casteldaccia che prova nuovamente ad affacciarsi in avanti, poi il fallo su Lamin Boyang, calcio di punizione per il Mazzara che ha a sua disposizione poco più di 4 minuti più recupero per provare quantomeno a non perdere tra le mura amiche questa gara. Ndiaye va via presti Filippo, ancora Ndiaye per Alcaser.
Alcacer in avanti cerca un corridoio che però non c'è, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo e sarà rimessa con i piedi per il Castel Dacia, rimessa dal fondo affidata al portiere Simone Marra. Rinvia lungo Marra, Mazzamuto a prolungare per Monti che può controllarle e andare via sulla destra, arriva l'intervento in chiusura di Risoleo che poi anticipa anche Mazzamuto, la palla resta lì, non c'è intervento falloso da parte del giocatore con la maglia numero 10 del Castel Dacia. Poi arrivano parole non proprio al miele tra Alcacer e lo stesso Mazzamuto, arriva subito l'arbitro a separare i due. Sarà rimessa laterale per il Castel Dacia in questo caso, con i due che adesso si stringono la mano. Pirrello in avanti per Monti, può controllarla nei pressi della linea del fallo laterale, poi la palla però la supera e sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Gomez Nobre, Risoleo allontana il pallone, l'intervento duro da parte di un giocatore del Castel Dacia, vediamo di chi si tratta, che si becca anche il cartellino giallo, probabilmente proprio il numero 10 Mazzamuto, che quando siamo al minuto 88 finisce nella lista dei cattivi. Ciancimino sul punto di battuta, batte corto per Risoleo. Risoleo col mancino in avanti, la palla allontanata però dalla difesa del Castel Dacia, poi Alcacer a cercare in avanti Casabala che ancora una volta però è in posizione di offside oltre la linea difensiva del Castel Dacia, l'attaccante francese. Calcio di punizione affidato a Marra, la battuta lunga da parte dell'estremo difensore. Risoleo di testa ad anticipare Monti, poi Pirrello direttamente in fallo laterale, la palla viene tenuta in campo da Mazzamuto che poi però finisce oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Alcacer in avanti a cercare Ndiaye, duello aereo con Messina, la palla resta nei pressi della metà campo, Diaby a cercare in avanti Casabala, arriva però la velocità di Ndiaye con Simone Marra a fare buona guardia sulla pallona che finisce oltre la linea di fondo, sarà rimessa dal fondo per il Castel Dacia con Ndiaye che è andato a disturbare il portiere senza riuscire però a riconquistare il pallone, fatto buona guardia l'estremo difensore Granata in questo caso proteggendo la rimessa dal fondo. 20 secondi al 90esimo, poi sarà extra time, adesso arriva anche un giallo nei confronti del portiere Granata che stava perdendo troppo tempo a giudizio del direttore di gara. 4 i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara, dunque si andrà avanti fino al minuto 94, ancora 240 secondi a disposizione del Mazzara per provare a raddrizzare la gara. Ndiaye non riesce a tenere in campo questo pallone, c'è anche un giocatore del Castel Dacia a terra, si tratta di Mazzamuto che è finito a terra dopo un contrasto, vedremo se poi l'arbitro farà recuperare anche il tempo che si sta perdendo per prestare soccorso al numero 10 Granata. Entra in campo lo staff sanitario del Castel Dacia per prestare soccorso a Mazzamuto che è rimasto a terra dopo l'ultimo contrasto, ma chiaramente gara che si avvia alla conclusione. E non è una conclusione che qui a Mazzara nessuno si aspettava. In una gara così delicata e con punti così pesanti in palio,
con il Casteldaccia che è vicino a fare bottino pieno al Nino Vaccara. Si può riprendere a giocare con la battuta della rimessa laterale, Abate in avanti, colpo di testa di Sfar, poi l'intervento di Bisogno ad allontanare il pallone, la mette giù Messina, la recupera per il Mazzara di AB, e poi va all'indietro da Venè che deve controllare un pallone non facile, riesce a farlo in area di rigore, va alla battuta lunga all'estremo difensore gialloblu, di testa Hella Giugi, però trova solo Messina ad allontanare il pallone, poi va ad anticipare Risoleo con Ciancimino che torna indietro da Venè, che spazza ancora una volta in avanti alla ricerca di maglie gialloblu, la mette giù Boyang, la lascia lì per Gomez Nobre che parte in velocità sulla sinistra, Gomez Nobre prova a metterla in mezzo, la palla arriva a Boyang in area di rigore, si oppone con il corpo Presti Giacomo sulla conclusione del 10 gialloblu quando siamo al minuto 93. La riconquista il Mazzara con Risoleo, Alcaser, ancora Alcaser che poi la perde sull'intervento di Presti Filippo e allora il Casteldaccia può partire in un 2 contro 2, Monti la recupera per il Mazzara, Ciancimino, ma la palla viene nuovamente in possesso del Casteldaccia con Presti Filippo, poi l'intervento falloso da parte di Risoleo che ha qualcosa da ridire al secondo assistente dell'arbitro. Calcio di punizione per il Casteldaccia che adesso proverà probabilmente a tenerla vicino alla bandierina, manca infatti un minuto al termine dei 4 di recupero, solo 60 secondi a disposizione del Mazzara per provare a raddrizzarla, vedremo se poi l'arbitro concederà un supplemento di recupero per l'intervento di poco fa dello staff sanitario per prestare soccorso a Mazzamuto. Casteldaccia prova a tenerla vicino alla bandierina, Alcaser prova a sradicarla a Ba, poi Monti va via a Risoleo, Monti entra in area di rigore il 9 del Casteldaccia, la conclusione però viene bloccata da Venè, poi fallo di Monti sullo stesso Venè. Ha qualcosa da ridire il portiere al centravanti avversario che è rimasto però a terra. Chiaramente il Casteldaccia sta provando di tutto per guadagnare secondi preziosissimi. Non arriva provvedimento disciplinare nei confronti del centravanti del Casteldaccia. 94esimo che scocca in questo istante. Vedremo se ci sarà un'ultima occasione a disposizione del Mazzara. Con pallone lanciato in avanti e la Giugi che la prolunga, poi il Casteldaccia che può ripartire in contropiede, arriva però il triplice fischio del signor Montefiori di Ravenna, Mazzara Casteldaccia è storia, la formazione palermitana si impone per 1-0 al Nino Vaccara e tiene vive le chance di salvezza affossando probabilmente le residue speranze del Mazzara che adesso avrà davanti a sé un calendario davvero ostico, serviranno punti, servirà gioco, serviranno prestazioni per poter sperare in un finale diverso. A decidere il match di oggi è la rete al minuto 64 di Sferruzza, 3 punti pesantissimi per il Casteldaccia, adesso sarà veramente dura per il Mazzara. Da Luca Di Noto è tutto, ringrazio voi per la consueta attenzione ed Enzo Pipitone alla ripresa alla regia, noi ci ritroviamo qui per raccontarvi le prossime gare interne del Mazzara.